Esordio con sconfitta per la Samp nel campionato di Serie D. Il 3-2 con il Trastevere lascia la marimbocca ai rossoblù, che hanno giocato alla pari e in alcune occasioni anche meglio contro una delle formazioni candidate alla vittoria del campionato. Dopo solo 3 giorni di allenamento sulle gambe con una squadra work in progress, i rossoblù hanno disputato una più che onesta partita, alla fine decisa da episodi favorevoli per i padroni di casa. Donati, rispettando la regola dei 4 under in campo, schiera la formazione rossoblù con il 4-3-3. Spazio al 2003 Bruno in porta, davanti all'ex Udinese ecco Alboni, Cipolletta, De Santis e Mirculu. Lulli è capitano, con a fianco in mediana Lisi e Di Sacco, ed il tridente offensivo composto da Cum, De Sena e Ferretti. Atteggiamento a specchio per il Trastevere con il tecnico Mazza, che conferma il modulo tattico che domenica scorsa gli ha permesso di violare il campo del San Nicolò Notaresco. Il classico 4-3-3 con i davanti Squerzanti, Monni e Sannipoli. Il primo tiro in porta dell'incontro della Samba al primo minuto con Ferretti, la cui conclusione da fuori area è controllata in 2 tempi da Semprini. Le 2 squadre giocano a viso aperto con i rossoblù di Donati che lottano su ogni pallone. Al 12esimo è sempre Ferretti a sfiorare la traversa direttamente da calcio di punizione. Il Trastevere cerca di farsi valere sotto il profilo fisico, ma la difesa di Verasca regge l'urto. Al 33esimo la Samp passa in vantaggio. Ferretti da fuori area indovina un sinistro velenoso che lascia di stucco Semprini. Il Trastevere si getta in avanti, ma sono Lulli e compagni ad avere più chiari, occasione per raddoppiare. Entrambe capitano sui piedi di De Sena allo scadere del primo tempo. Al 40esimo il numero 9 rossoblù impegna Semprini nella risposta dopo un'incursione di Lisi. 4 minuti dopo, sempre De Sena, si vede rimpallare in angolo una conclusione a botta sicura in piena area di rigore dal recupero in extremis di Tarantino. Nella ripresa il Trastevere si getta in avanti alla ricerca del pari. Al 5° Bruno si fa trovare pronto sul sinistro di Proia in piena area rossoblù. 3 minuti dopo però ecco il pari dei padroni di casa. De Santis tocca in area Costanzo, che cade a terra per mazzoni di Prato e calcio di rigore. Dal dischetto Monni non dà scampo a Bruno. Donati al 10° fa esordire Mendicino al posto di De Sena. La Samp però non si demoralizza per il pari dei padroni di casa. Al 15° ritorna in vantaggio. Corner di Ferretti, colpo di testa di Cipolletta sul primo paro e per Semprini. Non c'è nulla da fare. Ma la gioia del rossoblù dura solo pochi minuti. Monni, da posizione defilata, lascia partire un tiro cross che beffa difensori e Bruno, con la sfera che termina in rete. Al 24esimo il Trastevere resta in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Monni, autore delle 2 reti dei padroni di casa, per un colpo irregolare ai danni di Cipolletta. Ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio. Palla persa a centrocampo, Crescenzo si invola e dal limite lascia partire un diagonale chirurgico che coglie impreparato il giovane russo. La Samba accusa la fatica, ma generosamente prova a riequilibrare le sorti del match con il Trastevere che in inferiorità numerica si attesta sulla propria 3/4, chiudendo tutti gli spazi e cercando anche di colpire con le ripartenze. Lulli e compagni ci provano fino al 5° di recupero, ma senza alcun esito.